E la ciurma, riprendiamo da dove ci siamo lasciati e continuiamo questa bellezza. Cosa? E cosa è successo? Forse abbiamo perso i soldi. Dobbiamo uccidere un maiale, ottimo. E abbiamo finito, mannaggia, l'avessi fatto prima. Adesso abbiamo praticamente finito tutto il... Spero che non ci sia l'omen in scadenza. Oh, no, beh, 2 anni, dovremmo recuperare abbastanza potere religioso per poterlo rinnovare. No! È morto. Civic Advance. Questo è potentissimo. Vada. I nostri forti sono ancora in costruzione, ma abbiamo un discreto introito economico. Non so se ha senso fare altre truppe, perché qua comunque sono un'infinità incredibile. Non hanno manpower, eh. Però guadagnano 301 al mese. 4,46 e 2,73. Di commercio guadagnano il doppio nostro praticamente. E iniziamo ad esportare più robe. Oh. Vada, si sì, esporta, esporta. Tanto vabbè, fin tanto che non sono nostri nemici. Vai, 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 esporta, esporta. Va bene, dai. Tutti i soldi gratis che prendiamo. Vai, 1,16, 1,17. E siamo passati a 56 al mese, ottimo. Ma perché poi tanto il problema non è che ci mancano tanto le truppe, è che prenderemo tantissimo attrito già con queste che abbiamo adesso. Cioè, se prendiamo dei soldi in più, più che altro magari ci potremo comprare qualche mercenario in giro. Poi ora come ora il fatto che non possiamo allearci con nessuno, essendo un impero o un great power. Abbiamo 794 città, però non 920, siamo comunque la seconda città cioè per posto. Cioè dovremmo togliere di città per riuscire ad arrivare per primi. 794 e 920. Ne abbiamo 100... 30 di differenza. Dovevamo togliergliene una settantina. Vada, accettiamo tutto, dai, chi se ne frega. Ah, no, tra l'altro, ecco, noi dobbiamo cambiare la stance del nostro governo, com'è che era, qua che si modificava. Che non vogliamo più essere assimilatori, vogliamo. Dov'è che è il discorso qua? Ah, ecco, non subgiugative, ma quella che fa diminuire la aggressive expansion, quella mi sa, eh. Appeasing. Ok, così dovrebbe scendere un po' di più. Teoricamente, 0,26 sempre. Boh. Penso ci migliorasse un po' la situazione. Vai. Qua abbiamo i comandanti più potenti. No, abbiamo delle schifezze. Allora, facciamo che... Vabbè, no, 7 ancora ci può stare. Questi 21 qua, chi li vuole vedere? Via, via.
Ci state qua, sì. Oh, muovetevi in qua. E anche qua cosa abbiamo? Un 7 e un... Tu cosa sei? Un 8. E un 6. Quindi... Allora, il 6 lo farei andare via. Perché qua abbiamo della gente messa davvero molto meglio. Abbiamo un 12. Vai. Abbiamo un 12, abbiamo un 10. Al 12 muoviamolo in là intanto. In qua. Prendiamo un po' di attrito, ma in realtà siamo quasi a posto di manpower, quindi non è troppo un problema. Ah, è morto un governatore, è morto anche un... Archimatofilasso. Me lo fai un bambino, per piacere? Dai. Eh? No content in life, devi volere un figlio. Oh, quei 20.000 lì mandiamo in qua. Questi 10.000, no, per ora un Kaiser. Allora, togliamo quello da 6 e lui, sì. Mi spiace, ma ciaone. Vai, dateci soldi, dateci soldi. Sì, vogliamo i vostri soldi. Più 60. E il Nauticon qua come sta? Riesco ad avere una situazione accettabile dal punto di vista delle navi? Mi sa di no. Sì, questi figurati sono mica più loro. Si annoia ormai là da parecchio. Quante navi hanno? 138 navi. Mi sa che non ci arriviamo lo stesso. A fare 38 navi, vada. In quel poco tempo. Allora. Muoviamo questi 10.000 qua. E poi anche questi 11.000 dovremmo muovere. Allora, togliamo questi da 8. Sì, toglierei quegli 8 e manderei questi qua. Per questi essendo 30.000 non è male, che sono comunque parecchi. Abbiamo 3 elefanti qua? Da quando? Boh. Ma questi prendono attrito. Perché prendete attrito? Via, andatevene allora. Ah, perché ce ne stanno 18 là in quel... Vabbè. Così sono mercenari, quindi va bene, non è un problema. Ah, stanno andando in là. Va bene, dai, mi sembra una buona situazione. Oh, possiamo chiamare un uomo. Abbiamo abbastanza disciplina. Vado con disciplina, sì.
Mi serve dal punto di vista militare, ma qua continuano a mancarci le persone. Dai. Dateci i vostri soldi, vai, vai. 75, guarda come facciamo i soldi facili. Semplicemente accettando di dar via le nostre scorte. Via, vendiamo tutto, via, via, via. Tutto in vendita. Ok, non dovremmo più avere attrito, vero? No. Via. Altri soldi. La cosa che mi incuriosisce è se qua ci sono ancora i barbari. No, non è questo. Sì. Anco niente. Non... Civilization value, ma non gli basta. Ovviamente il massimo del civilization che possiamo avere, ma nulla. Dove che lo vedo tra l'altro il civilization value? Questi sono 90, questi sono a 59. Boh. È molto alta ovunque, mi sa, la civilizzazione attualmente. Infatti ci sono pochi problemi di barbari attualmente. Possiamo avere delle nuove invenzioni, ma ci danno solo delle cavolate. Vada. Nessuno dei due va bene. Ship recruit speed, dai, magari riusciamo a finire l'armata. Military tech investment. Navy attrition, ma non è che mi interessa così tanto. Convert pop cost. Research points. Wrong culture happiness. Assimilate pop cost. Vada, poi basta, perché abbiamo finito praticamente tutto. Ok. Li alternerei questi, perché se gli altri devono prendere d'assalto il castello, è meglio che siano meno, perché prendono meno attrito e che abbiano il generale più forte. No? Mi sembra onesto. Mi sembra un'ottima cosa. Un altro che muore, ma non abbiamo più gente qua da riempire le cariche, sono tutti troppo vecchi. Vai, dateci i vostri soldi. Io aumenterei ancora la velocità, perché qua dobbiamo giusto aspettare di poter dichiarare guerra. Nell'11. Quindi ancora 4 anni. 4 anni di attesa. Il manpower ha aumentato parecchio quello massimo possibile. Ah, le hanno diminuite le corti, eh. Le hanno diminuite parecchio anche. Ma non abbiamo più gente? Non abbiamo più gente per le province, ma perché? Ma neanche di gente straniera, proprio non c'è più nessuno, vabbè. Non voglio prendermi dell'aggressive expansion gratuita attaccando uno stato piccolo in questo momento. Anche perché dovrei spostare delle truppe apposta per andare a farlo e... Non ne vale la pena, dai, ci mancano giusto 30 anni, 29. No, riusciamo comunque a fare due ore, secondo me. A meno che la seconda non la facciamo prendendo la... costo sulla stabilità, cioè perdere 5 di stabilità, ma rischiamo davvero poi di esplodere tantissimo.
Non so se vale così tanto la pena rischiarci. Avrei dovuto pensarci prima, probabilmente, a tenere questo qua come obiettivo. E crescere un po' più in fretta. Ma hanno detto che era finita la rivolta Seleucide, di nuovo ci sono i tizi in rivolta qua, boh. Non so cosa dire, non so cosa dire. Non so se fare un forte qua sotto, Per qua è tutto lì. Facciamo un forte. Facciamo un forte qua. Difensivo. Anche solo per il fatto che se non interagiscono così noi gli rubiamo questa provincia gratis. Perché qua tenderei a lasciare tutto tranquillo così com'è, senza che mi rompano le scatole. Questo posso anche metterlo di livello 2? No. Non abbiamo abbastanza gente per mettere un altro edificio. Qua invece posso farlo di livello 2, poi sì. Sì. Facciamo di livello 2, meglio. E così almeno stiamo tranquilli là che non ci arrivi dalla gente a caso. Queste sono due armate? Sì. Le altre sono tutte del deserto, sì. Sono addossate là proprio perché è l'unico posto in cui possono stare. Anche qua metterei una fortezza livello 2 magari. Sì, meglio che sia... che abbia più salute. Sì, facciamolo aumentare al massimo, ci sta. Tanto comunque con le esportazioni attuali che stiamo facendo in massa dovremmo riuscire a ripagarci tutto senza troppi problemi. Qua sta diminuendo discretamente, ma ancora ce ne vorrà di tempo. E come stanno le nostre navi? Sono ancora troppe poche, vero? 109, allora ne è 140 quel che è. Sì. 902 corti, ma stanno... come ne hanno presi di nuovo altre? E gli ha aumentato il mio il manpower. Boh. Manpower ne abbiamo molto di più di loro, possiamo permetterci... molto di più di loro, non andremo più avanti con un tizio di livello 2. Non abbiamo più gente, non abbiamo più gente, continua a morirci gente. Secondo me non è fatto bene il fatto dei figli. Fanno troppi pochi figli, devi sempre prendere della gente esterna a un certo punto. Spero che abbiano risolto questo problema nelle patch successive, ma lo scopriremo presto quando inizieremo la prossima campagna. Tra l'altro vi chiedo suggerimenti su che nazione vorreste provare nella prossima campagna. Magari potremmo fare qualche achievement di quelli non troppo difficili. Facendo una partita con Iron Man. Cabiosa, dov'è Cabiosa? Cabiosa. Qua, ma no, ma chi se ne frega della fortezza Cabiosa, scusatemi Cioè, abbiamo il confine con l'impero più grande del mondo qua. E voi mi pensate alla fortezza Cabiosa. Qua non posso mettere... non so se... ma sì. Facciamo così che è meglio. Forte di livello 1 ho messo loro. Forte di livello 1. Forte di livello 1. Qua lo facciamo di livello 3. Qua lo facciamo di livello 2. Così dovrebbero tenerci parecchio. Poi questo è un forte di livello 2 in una zona desertica, per cui ci sta. Mi sembra molto molto buono. Ah, sto costruendo così poche di navi. Solo altre 7. Vediamo se possiamo costruire delle triremi da altre parti qua nei dintorni. No, solo là possiamo costruirne. Ma porca miseria. Non c'è un po'... tipo qua. Allora,
Voi cari ragazzi miei, non volete importare del legno da qualche parte? Dalla North Fenicia, va bene. Così possiamo costruire delle navi qua. No? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, i Bahalnidi hanno bisogno di importanza. Ma dove sono tra l'altro questi Bahalnidi? Fammeli vedere, zoom su di loro? No. Hanno qualcuno di interessante? Hanno un ragazzo di 16 anni. Promettente? No, fa schifo come non so che cosa. Poi sono tutte donne. E le donne non hanno rilevanza dal punto di vista bellico. No, bellico, dei mestieri. Trade route. Allora, prendetevi del legno anche voi. Dalla Nord Fenicia. Ottimo. E va bene. Va bene. E facciamo un'altra decina di navi qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai. Dobbiamo avere il predominio navale anche da questa zona qua. Non possiamo permetterci di avere due navicelle. Due navicelle, due piccole navi. Due navette. Navette, navicelle. Ma sono tutti dei termini spaziali, chissà come mai. Tutti i diminutivi delle navi sono della roba relativa allo spazio. Che in che mese possiamo dichiarare guerra? Come si è preso la dissenteria pure? Non hai neanche dei figli. 24 luglio. Ma c'è della gente straniera molto buona qua. Aspettate, allora, questo tizio qua, Metron Henid, è nella mia famiglia? Henid. Mi sa di no. Do con il nome, allora vediamo un po', cerchiamo. L M Metron Henid. Vai, ti do la cittadinanza e ti metto a capo di questa bella roba di marina. Ci sono altri stranieri che possiamo assumere. Sì. Ma c'è, no, c'è tanta gente qua che potremmo prendere, ma Remaxili. Allora, Charters. Sì, no, come ha detto che si chiama? Ciao, One, l'abbiamo perso. Antenor Remaxili. Tenor vai. Ma
Perché non possiamo dargli la cittadinanza? Boh, vabbè, niente. O lasciamo perdere. Anzi, concludiamo anche questo video. Per questo episodio è tutto, nel prossimo di sicuro, visto che manca un anno, ci ritroveremo in guerra con la Mauria. Siamo pronti? Non lo so. Sì, bellicamente, ma non so se riusciremo a concludere quello che ci eravamo prefissati. Ciao a tutti, buona giornata.